Salve, Vittorio Bocchi, MNM Print Edizioni e Amolà. Sono il fondatore e il direttore editoriale della casa editrice. MNM è l'acronimo di Mantovani nel mondo, perché questa casa editrice è nata per scovare testi inediti e comunque non più conosciuti o rarissimi sulle migrazioni di storie italiane nel mondo. Ovviamente l'appetito via mangiando, poi ci siamo allargati al romanzo, alla biografia, alla narrativa di viaggio, a tutto quel mondo dell'immigrazione che può sfociare nella letteratura in genere, nella narrativa come ho detto, ma anche in storia e scienze sociale. Amolà è una linea parallela alla linea principale, dove pubblichiamo dal libro d'arte al libro di narrativa per giovani e adulti e per ragazzi. Negli anni abbiamo pubblicato molti libri che vogliono andare incontro al lettore comune, anche su argomenti un po' più ostici. E, per esempio, noi siamo quelli che hanno pubblicato l'unica biografia dell'altro latinoamericano, del fratello del Capone, Vincenzo James Capone, che è questo, non quello della copertina, e, che è stato poi recensito su Venerdì di Repubblica. Da qui siamo partiti per un'avventura letteraria che comprende il romanzo, un noir, ad esempio, del giovane autore siciliano Roberto Disma, Colosimo Scafè, per poi approdare a titoli più impegnativi, Invasioni, Enzo Antonio Cecchino, documentarista della grande storia Rai 3. Ogni anno indiciamo un concorso editoriale, il vincitore viene pubblicato, quest'anno il vincitore è Il paese di quel che non c'è più di Rita Caleffi. Abbiamo molti titoli che spaziano comunque dalla storia alla scienza sociale, al romanzo, alla narrativa in genere e ai libri di viaggio. Nella linea Amolà abbiamo anche approntato una serie di libri, diciamo, propedeutici per la lettura dei classici, come Matilda il Capitano, in due serie, che partendo da una storia, cioè da un racconto d'avventura, la narrazione si incunea nel racconto d'avventura, nella narrazione di alcuni classici, in questo caso il Moby Dick. E in questo caso fa in modo che il Moby Dick non sia mai scritto. Perciò è un escamotage letterario per avvicinare il pubblico, o riavvicinare il pubblico che l'ha già letto, ai grandi classici. Altre pubblicazioni recenti, L'uomo del fiume, di Vincenzo Zapparoli al Secolo Zap, uno dei vignettisti e umoristi più noti d'Italia, e che in questo libro ripercorre le sue esperienze giovanili sulle rive del fiume, accompagnando con le sue solite vignette, con uno stile letterario leggero e umoristico. Altre novità, ecco, sì, mi preme sottolineare L'uomo che si butta via, Giorgio Bertin, artista italiano che negli anni 70 ha frequentato la New York di Basquiat e di Andy Warhol, lavorando anche nelle landfill, nelle aree marginali americane, diventando quasi, diciamo, uno specialista di queste aree. Alla fine della sua carriera mi ha presentato questo libro, che come un saggio invece io l'ho letto e ho trovato in questo libro un vero e proprio romanzo, un grande romanzo sulla storia del Novecento e dell'arte nelle aree marginali americane, e anche di attualità, perché parla del riciclo dei rifiuti e di altre cose importanti riguardo all'ambiente. Poi domani avremo qui ospiti allo stand Anna Kamaiti Ostert, autrice di La vita nelle cose, è il suo debutto in narrativa. Anna Kamaiti Ostert è filosofa di formazione, è comunque la maggiore esperta in Italia di visual studies, esperta in civiltà americana attraverso le serie televisive e i film di Hollywood. Questo è il suo debutto in narrativa. Possiamo citare in saggistica uno dei suoi saggi più famosi, Tram non è una fiction. Poi altre cose interessanti. Ecco, un libro purtroppo l'appena scomparso professor Mignone,
luminare degli studi italo-americani negli Stati Uniti, la sua autobiografia di immigrato negli Stati Uniti, tradotta in italiano per la prima volta da noi. Si può aggiungere, ho scelto la mia lingua, scozzese di seconda generazione, i nonni erano italiani, un libro che nella versione originale ha vinto il premio Flaiano nel 2018, è stato tradotto grazie comunque anche a un contributo della Publishing Scotland per la traduzione. Poi si va sui nostri titoli anche più classici, quelli che dicevo all'inizio, quelli che cercano e trovano delle storie di fine 800, inizio 900 ormai cadute nell'oblio e che però hanno un certo interesse per il pubblico anche moderno. Ecco, un libro che va molto, per esempio, La colonia italiana in New York. Questa forse probabilmente è una delle prime relazioni eseguita sulle Little Italy, che erano di più, non era solo Little Italy di The Bronx, ma di New York del 1908, in pratica all'apice dell'espansione di questa comunità italiana negli Stati Uniti, che poi diede vita a quel sistema antropologico che si chiama italo-americano. Poi passiamo anche dei libri di storia tout court, come se avessi qui Mussolini, antifascisti, fascisti e spie del regime in Alta Savoia, tra Francia dell'Alta Savoia e Ginevra. Un libro dell'autore Fabio Montella, già collaboratore del Mulino, che riscopre storie appunto tra la prima e la seconda guerra mondiale nell'Alta Savoia. Poi passiamo anche a romanzi molto, diciamo, feroci dal punto di vista della narrativa, come Nicolò. Francis Gabelluri è ritenuto da alcuni critici uno dei pochi autori italiani snobbati dalle grandi case editrici, meriterebbe più spazio, ma trova ovviamente finora, si vede, spazio solo dai piccoli editori che credono in lui. Ecco, volevo magari farvi vedere anche le memorie, Un libertario in America. Questo è un estratto delle memorie di Armando Borghi, che nel 1954 fu convinto a scrivere le sue memorie da Salvemini. È un estratto solo, però molto significativo secondo me del Novecento, cioè attraverso la storia di un libertario che ha corso per tutta l'Europa per finire esule negli Stati Uniti, si può capire anche cos'era il Novecento, cos'è stato il Novecento italiano, partendo anche dalla sua descrizione della sua Romagna, di dove è nato lui, di dove è cresciuto, coetaneo di Mussolini, fino agli anni della sua partenza per gli Stati Uniti. Altri titoli, per esempio, ecco, io indicherei questo titolo, Alla conquista del Brasile, il conte Ferruccio Macula, è un vero e proprio libro di viaggio, un reportage sulla rotta degli emigranti tra il 1892 e il 1893. È un libro gustosissimo da leggere anche al giorno d'oggi, perché è uno dei primi ad arrivare sulla rotta dei migranti, è uno dei primi a descrivere il Rio de Janeiro dell'epoca, che già allora era il massimo dell'esotico per un europeo, immaginate poi con gli italoamericani. Poi abbiamo altre pubblicazioni. Per esempio, possiamo parlare di chi ha vinto la passata edizione del concorso MN a Molà, una giovane autrice siciliana, Ginevra Alibrio, col suo Rette Parallele, una storia dei liceali, ma attenzione, una storia dei liceali che nasconde molto di più. La nostra è una casa editrice comunque indipendente, pubblica libri dal 2014 e abbiamo molti progetti per il futuro, ovviamente. La cosa che ci preme è riuscire a pubblicare libri anche sull'immigrazione italiana, però accessibili a tutti i lettori, non solo per gli accademici in genere. Grazie.